Gianluigi Orsolani, presidente del Consorzio di tutela dell'Erbaluce. Presidente, come sta andando il 2016? Come è andato il 2016? Come vede il 2017? Beh, come è andato il 2016? Io direi in termini viticoli. E quindi la vendemmia è stata una vendemmia direi molto buona, non è caratterizzata da una grande quantità per quanto riguarda il canavese, però direi da un'indubbia qualità. E abbiamo delle gradazioni importanti, dei vini che hanno una bella struttura. Inizieremo a commercializzarli, a venderli nella sua versione di bianco secco adesso nei prossimi mesi come Erbaluce, mentre nelle altre due versioni di spumante e passito li vedremo solo fra qualche anno sulle tavole. Il 2017 invece, direi commercialmente a questo punto, è una scommessa. Mi sembrano che noi non vendiamo molto, ma siamo un po' che si vende all'estero e negli Stati Uniti, direi che è il mercato di riferimento, e oggi gli Stati Uniti sono un po' un punto interrogativo. Non dico ovviamente come Erbaluce, ma l'Erbaluce potrebbe avere un riflesso magari non così positivo. Come mercato interno, ecco, mi sembra un altro anno dove non c'è ancora una presa importante di crescita e quindi che la gente continui a subire sempre un piccolo un ribadire l'anno precedente, di conseguenza non sia magari estremamente... Però c'è ottimismo comunque, Presidente. Beh, c'è un cauto ottimismo, ecco, diciamo che c'è stato un pessimismo fino a qualche anno fa, adesso qualche anno di un piccolo ottimismo, cerchiamo di non perdercelo, perché il rischio è che se non prendiamo questa crescita magari la gente poi... Senta Presidente, la domanda telegrafica conclusiva è il sogno nel cassetto del Presidente del Consorzio dell'Erbaluce qual è? Beh, vedere l'Erbaluce che si fa un po' di strada, soprattutto nel nostro territorio piemontese, anche sulla città di Torino, è un vino che ha delle antiche tradizioni, se pensiamo che la denominazione d'origine risale a 50 anni fa, quindi è una delle prime in Italia e sicuramente la prima come bianco piemontese, ecco, un riconoscimento in Piemonte per questo vitigno versatile che si realizza in tutte e tre le tipologie, direi che è il sogno nel cassetto del 2017-2018, poi credo che si avveri anche. Grazie. Salve, grazie.